Allora, oggi c'è rimasto da fare, prima di iniziare gli ultimi argomenti del corso che saranno integrale e serie, c'è rimasto da fare lo studio della derivata seconda e in particolare e poi più in generale come impostare lo studio del grafico di una seconda. Allora, cominciamo con la derivata seconda. Però, più che trattare direttamente la derivata seconda, introdurrò la definizione di funzione commessa. Allora, cominciamo a dire che cos'è un insieme commesso. Chiamiamolo C, si dice commesso se solo se per definizione per ogni x e y appartenenti a C e lambda compreso tra 0 e 1, lambda x più 1 meno lambda y appartiene ancora a C. Allora, questo cosa ci dice? Questa definizione rimarrà valida anche in Rn quando faremo, diciamo, gli spazi con più di una dimensione. Se ci fate caso, quando io prendo due punti x e y, vabbè, mettiamoli sulla retta reale, se stiamo parlando della retta reale, non è fondamentale metterli sulla retta reale quando saranno dei vettori, funzionerà allo stesso modo. Chi è questo punto qua? Questo punto qua, se ci fate caso, è un punto del segmento che congiunge x a y. Per esempio, mettete lambda uguale a 0, viene 0x più 1y e viene y. Se mettete lambda uguale a 1, viene x. Se mettete lambda uguale a 1/2, viene x più y mezzi, che è esattamente il punto medio tra x e y. In realtà, quando fate variare lambda tra 0, partendo da x, e 1, arrivate in x, ottenete tutti i punti del segmento che congiunge x e y. Pensate al caso più banale: se io metto x uguale a 1 e y uguale a 0, qua mi viene esattamente lambda. E allora, al variare di lambda, ottengo tutti i valori lambda con questo. Ok? Quindi, che vuol dire che un insieme è commesso? Vuol dire che ogni volta che due punti appartengono all'insieme, non e li congiungo, il segmento che li congiunge non esce dall'insieme. Facciamolo anche un insieme di R2, un insieme commesso, vedete, è fatto in questo modo. D'altro canto, un insieme non commesso non gode di questa proprietà. Vedete, questo insieme qui non è commesso perché io prendo due punti che stanno in C, li unisco e il segmento che li congiunge non sta tutto in C. Questo in generale. Però poi ricordiamoci che adesso siamo in R. In R che vuol dire che un insieme è commesso? Abbiamo proposizione o osservazione, più che una proposizione. I sottoinsiemi commessi di R sono: allora, gli intervalli quali intervalli? Perché noi conosciamo intervalli chiusi, aperti, semiaperti. Tutti i tipi degli intervalli vanno bene. Un intervallo chiuso va bene, un intervallo aperto va bene. Se ci fate caso, se io prendo un intervallo aperto, è commesso. Prendete due punti nell'insieme, li unite e non uscite. Se prendete un intervallo chiuso, cosa cambia? Che posso prendere anche un estremo, ma quando vado a congiungere, comunque l'estremo ci sta e quindi non è quello. Quindi gli intervalli tutti
sia aperti che chiusi che semi aperti. Le semirette, che tutto è la retta R. Anche le semirette possono essere sia aperte che chiuse. Oh. Vi preannuncio un problema di topologia che adesso non dobbiamo affrontare, ma diciamo al secondo corso dobbiamo in qualche modo sfiorare. Con questa definizione gli insiemi sconvessi sono questi e coincidono con gli insiemi che non definiamo, che li definisco in maniera a parole, diciamo. I sconvessi di R coincidono con gli insiemi connessi. Cos'è un insieme connesso? È un insieme fatto di un pezzo solo. Allora, vedete che gli intervalli, le semirette e le rette sono fatti in pezzo solo. Se io invece avessi un insieme, anche tutto R, meno un punto, se io prendo R meno 0, questo qua non è convesso e non è neanche connesso. Per quale motivo? Siccome il punto 0 non c'è, questa è l'unione di due semirette. Le due semirette sono disgiunte e questo qua fa sì che non sia connesso. Questi due insiemi sono aperti. La definizione formale di insieme connesso la daremo nel secondo corso. Però su R non è necessaria perché connessi e convessi coincidono. Invece su R, diciamo, se prendiamo sotto insiemi del piano, no. Questo insieme non è convesso, ma non è fatto di due pezzi. Non connesso significa proprio due pezzi che sono disgiunti, ok? Due aperti, diciamo. Vabbè, la definizione è precisa, ripeto, la vediamo al secondo. Se prendo un insieme sconnesso, diciamo non connesso, è chiaro che non può essere commesso, che quando prendo un punto di qua, un punto di là, li unisco, per forza devo andare a finire. Viceversa, un insieme può essere non commesso senza essere sconnesso, ma questo soltanto dalla dimensione 2 in su. Ok, quindi questo per fare un minimo di notazione. Allora, adesso abbiamo gli insiemi convessi o connessi, in R è la stessa cosa. Se volete potete dire un insieme connesso di R, si dice di R, si dice connesso se solo se è convesso. Di R, in generale no. Lo prendete come definizione. Adesso dobbiamo vedere che cos'è una funzione convessa. Una funzione convessa innanzitutto deve essere definita su un insieme convesso, se no non c'ha senso. Quindi abbiamo una funzione, abbiamo C contenuto in R convesso, poi abbiamo F da C a valori in R, F si dice convessa se e solo se, per definizione, f di lambda x più 1 meno lambda y è minore o uguale di lambda f di x più 1 meno lambda f di y. Questo deve valere per ogni x e y che stanno in C e lambda compreso tra 1. Oh, allora vedete che se io ho x e y, questa innanzitutto devo poter calcolare la f sul punto lambda x più 1 meno lambda y. Che vuol dire? Vuol dire che quel punto deve stare in C, se no. E quindi vedete che C deve essere per forza commesso. Poi cosa vuol dire questa disuguaglianza?
Questa qui, che abbiamo introdotto in precedenza, questa qui, si chiama combinazione convessa. È un caso particolare della combinazione lineare che incontreremo nel secondo corso quando faremo gli spazi vettoriali. Nella combinazione vettoriale lambda è un numero qualunque di R. Nella combinazione convessa lambda va solo tra 0 e 1. Se vi ricordate il disegno precedente, che succede se io mando lambda oltre 0, diciamo prima di 0 oppure oltre 1? Che invece di ottenere un segmento ottengo tutta la rete. Per esempio, se io faccio, prendete la x uguale a 0 e y uguale a 1, allora se io metto lambda uguale a meno 3 mi viene meno 2, punto meno 2, e quindi sto andando da questa parte. Se metto lambda uguale a meno 1 ottengo il punto 2. Quindi quella è la combinazione lineare. Allora, la combinazione lineare, quando la faremo di due punti, vedremo in generale che otterremo sempre una retta. La retta passante per vabbè, di due vettori sarà un piano, se i vettori non sono lineari. Lasciamo stare perché sennò introduciamo un altro argomento. Però in questo caso siamo su R. La differenza tra combinazione lineare e combinazione convessa è che lambda è compreso tra 0 e 1. Nella combinazione convessa io ottengo. Allora, cosa c'è scritto qua? Qua c'è scritto che l'immagine della combinazione convessa, se ci fate caso, è minore o uguale della combinazione convessa delle immagini. Devo fare qua, devo fare prima la combinazione convessa, poi fare l'immagine, poi invece faccio prima le immagini e poi lavoro la combinazione convessa e ottengo questa disuguaglianza. Che vuol dire? È una cosa molto semplice in realtà. Prendete piano cartesiano, andate a fare il grafico della vostra funzione. Questo è x, questo è f di x, questo è y, questo è f di x. Ok? Allora, prendete lambda x, punto, diciamo lambda x più 1 meno lambda x. Poi prendete questo segmento e andate a calcolarvi l'ordinata in corrispondenza di questo punto. Se lo andate a fare, scoprite che l'ascissa era lambda x più 1 meno lambda y e l'ordinata viene lambda f di x più 1 meno lambda f di x. Giusto per controllo, questo è un esercizio banale, lo fate da solo. Basta prendere l'equazione della retta che passa per questi due punti e andarla a calcolare. Giusto per controllo vi faccio vedere che se lambda viene 0 e quindi stiamo in y, e qua c'è 0 e quindi stiamo in f di y, quindi per y e f di y ci passa. Se lambda viene 1 passa per x e f di x. Siccome questa espressione è lineare in lambda, vi scrivo un segmento. Quale segmento? Quello che congiunge x e f di x e y. Allora, cosa dice questa disuguaglianza? Dice che il valore della mia funzione f
in lambda x più 1 meno lambda y deve stare al di sotto di questo segmento, dove su tutti i punti intermedi tra x e y. Quindi, e chi è che gode di questa proprietà? Una funzione fatta così. Vedete, ogni volta che, cioè praticamente, lo rifaccio qua un grafico fatto un po' meglio, senza tanti orpelli, una funzione fatta così è commessa perché? Perché vedete che ogni volta che io unisco due punti del grafico, il segmento che unisce questi due punti del grafico si trova sempre al di sopra del grafico stesso. Questa è la definizione di funzione commessa. Quando tu unisci due punti del grafico, il segmento che li unisce deve stare sempre al di sopra del grafico della funzione. Ok? Questo. E che vuol dire? Vuol dire che la zona al di sopra del grafico in R2 è commessa, ma noi non l'abbiamo data in definizione R2, ma questo sta. Vuol dire che l'epigrafico della funzione è commessa. Comunque la definizione è questa qui. Adesso noi stiamo indagando per capire, cercare di capire, strutturare mentalmente questa cosa. Bene. Allora, dice questo che cosa ha a che fare con la derivata seconda? Ha a che fare tantissimo, perché vedremo che le funzioni commesse che hanno la derivata seconda sono precisamente quelle che hanno la derivata seconda maggiore di 0, maggiore uguale di 0. Però per arrivare a capire questo dobbiamo prima vedere che tipo di regolarità ha una funzione commessa. Una funzione commessa è continua, è c1, è c2, c'ha la derivata prima, c'ha la derivata seconda, magari c'ha la derivata prima ma non è continua, ma la derivata prima non è continua. In realtà una funzione commessa non è per forza continua, però è continua nella parte interna di c. Poi vedremo che in ogni punto della parte interna di C ha la derivata prima, la derivata sinistra e la derivata destra. L'unica cosa che può succedere è che la derivata sinistra e la derivata destra sono diverse. Cioè la derivata destra può essere più grande della derivata sinistra. Però questo, per vedere queste cose però, ci serve un teorema. Ecco, fatevi un attimo, armatevi di un po' di pazienza perché questo teorema è un pochettino non difficile, ma richiede una ventina di minuti. Allora, quindi abbiamo F, teorema, F da C a valori in R, C commesso in R. Facciamo così, prendiamo direttamente sull'intervallo quello che devo dire. Ma B è sicuramente commesso. Poi prendiamo x con 0, la funzione però deve essere commessa, eh? Poi prendiamo x con 0, un punto interno ad AB. Ok? Allora possiamo dire che F è
in tutto AB. Se e solo se a vediamo un po'. No, non mi fate fissare x con 0. F è commessa se e solo se valgono, vale una delle seguenti, condizioni equivalenti. Allora, prima condizione, f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è non decrescente in ax con 0 per ogni x con 0 appartenente a t. Seconda condizione, f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è non decrescente in ax con 0 in x con 0 b per ogni x con 0 appartenente. Qua potete mettere anche aperto. Terza condizione, f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è minore o uguale di f di y meno f di x con 0 fratto y meno x con 0 ogni volta che x è minore di x con 0 ed è x con 0 è maggiore di x ma è minore di y. Ovviamente x è maggiore o uguale di a. Quindi che vuol dire che una funzione è commessa? Vuol dire, questa è una caratterizzazione, cioè ognuna di queste tre condizioni equivale al fatto che f sia commessa. Oh, questo vale se l'intervallo è chiuso, se l'intervallo è aperto, sulla semiretta, insomma. L'unica cosa che cambia è che non ci abbiamo gli studenti, cioè dove variano x, x con 0 x. Io lo faccio su un intervallo chiuso per semplicità. Chiaro? Allora, quindi cosa mi dice questo teorema? Mi dice che prima cerchiamo di capire l'enunciato. Una funzione commessa. Allora, guardate. Se la funzione è commessa, allora chi è il questo? Questo è il rapporto incrementale. Chi è il rapporto incrementale? Il rapporto incrementale è il coefficiente angolare della retta che passa per questo degrado. Ecco, questo forse non l'abbiamo messo bene in luce quando abbiamo fatto la definizione dei derivati. Allora, il coefficiente angolare della secante è il rapporto incrementale. Qua abbiamo x f di x, qua abbiamo x con 0 f di x con 0. Tutto qua e questo è il punto x a per x.
Allora, il coefficiente angolare della secante, cioè della retta che passa per questi due punti del grafico, facciamola, in questo caso è venuto quasi orizzontale, ma insomma, non è detto che lo sia, se x stava in altri due punti veniva, non veniva orizzontale. Comunque, quello è il coefficiente angolare della retta secante. È chiaro? Invece chi ha la derivata? La derivata del coefficiente angolare della retta? Tangente. Allora guardate che succede, se io mantengo fisso x con 0 e cambio x, che succede a queste rette secanti? Il coefficiente angolare, mano a mano che mi sposto verso destra, che fa? Aumenta. La funzione è commessa quando questo coefficiente della retta secante, cioè il rapporto incrementale, tengo fisso x con 0, mando x verso x con 0, cosa fa? Aumenta, o non diminuisce, perché c'è sempre il caso, prendete una funzione che è una retta, allora in questo caso tutte le rette secanti e tangenti coincidono la retta stessa, in questo caso il profilo angolare si mantiene sempre quello, chiaro? Quindi, però dice, ma qualcuno potrebbe dire, ma tutto questo ha a che fare con l'informazione sul grafico della retta a sinistra di x con 0, come fa poi la retta a essere commessa a destra di x con 0? No, perché questo deve valere questa condizione, cioè la crescenza, la non decrescenza dei rapporti incrementali a sinistra di x con 0, deve valere in tutti i punti dell'intervallo. Siccome vale in tutti i punti dell'intervallo, vuol dire che funziona. Viceversa, possiamo dire, cioè viceversa no, inoltre possiamo dire che è commessa anche quando i rapporti incrementali sono crescenti a destra, sono non decrescenti a destra. Se i rapporti incrementali sono non decrescenti a destra di x con 0, per ogni x con 0, la funzione pure è commessa. Un'altra condizione, ogni volta... Se ogni volta che abbiamo un punto, ovviamente x con 0 è strettamente compreso tra i b, a questo punto posso fare i rapporti incrementali sia a sinistra che a destra. Allora, se posso fare questa cosa e i rapporti incrementali fatti a sinistra sono sempre più piccoli dei rapporti incrementali fatti a destra, allora la funzione è commessa. Perché è interessante questo teorema? Perché a questo punto, quando una funzione sarà commessa, io so che valgono tutte queste condizioni, quindi so che se faccio un rapporto incrementale della funzione a sinistra di un punto e a destra di un punto, quella a destra è più grande o non più piccola. So che se faccio due rapporti incrementali della funzione a sinistra, quello fatto più vicino a x con 0 è non più piccolo. Se so che faccio due rapporti incrementali a destra, la stessa cosa, sono crescenti, non decrescenti. Chiaro? Ok. Allora, facciamo vedere come si dimostra questo teorema. Allora, andiamo a vedere le implicazioni che vanno da sinistra verso destra. E facciamo, probabilmente non faremo tutti i casi perché dopo un po' sono analoghi. Allora, qual è la situazione? Andiamo a vedere il primo, vogliamo dimostrare la numero 1. Nella numero 1 qual è la situazione? La situazione è questa. Qui abbiamo x con 0, poi abbiamo x e poi abbiamo y. Io voglio dimostrare, voglio verificare che f, allora quale punto, quale di questi punti è la combinazione commessa degli altri due? Sempre quello che sta in mezzo, quindi è y che è uguale a lambda x più 1 meno lambda x con 0, più 1 meno lambda x con 0 con lambda compreso tra 0 e 1. Posso mettere strettamente compreso tra 0 e 1 perché il punto lo prendo strettamente compreso tra x e x con 0. Qualora y sia uguale a x, sia uguale a x con 0, diciamo, in x con 0 il rapporto incrementale non lo posso fare.
quindi x con 0 è escluso. E qualora sia uguale a x, è chiaro che il rapporto incrementale fatto in x è uguale, quindi non aumenta. Quindi diciamo, gli uguali li possiamo togliere perché sono casi pari. Quindi cosa devo verificare? Voglio verificare che il rapporto incrementale fatto in y rispetto a x con 0 come deve essere? Deve essere maggiore o uguale di f di x meno f di x con 0 fratto x con 0. Questo è quello che devo dimostrare. Cosa significa il rapporto incrementale non decrescente? Che se lo faccio, allora x con 0 è fisso, lo faccio in x, poi lo faccio in y, ma y come sta? Sta più a destra di x, ma sempre a sinistra di x. E quindi il rapporto incrementale cosa deve fare? Deve non decrescere, cioè essere maggiore qua. Questo lo devo dimostrare però. Ok. Bene. Ricaviamo un po' di spazio qua. Comunque non vi preoccupate perché questo, la situazione all'inizio è un po' ingarbugliata, man mano che andiamo avanti sarà sempre più chiaro. Allora, io cosa devo fare? Cosa so per ipotesi? So che la funzione è con S. Quindi io so che f di y è uguale a f di lambda x più 1 meno lambda x con 0, che è minore o uguale di lambda f di x più 1 meno lambda f di x con 0. Allora cosa faccio? Tolgo da tutte e due le parti, faccio f di y meno f di x con 0 è uguale, è minore uguale di lambda f di x più 1 meno lambda f di x con 0 meno f di x con 0. Avevo questa disuguaglianza, ci tolgo f di x con 0 da tutte e due le parti. Adesso faccio la differenza, qua mi viene lambda f di x meno f di x, ok? Perché? Qua c'è lambda, qua c'è 1, meno 1 se ne va e mi rimane meno lambda, quindi metto il lambda in evidenza e rimane lambda per meno f di x. Allora, per ottenere la tesi cosa devo fare? Magari se so chi è lambda mi aiuta, no? Però guardate, io cosa so? Che y è uguale a questo, ma se qua in questa uguaglianza faccio y meno x con 0, questo a cosa viene uguale? Viene uguale a lambda x più 1 meno lambda x con 0 meno x con 0, quindi viene lambda x meno x con 0. Quindi lambda chi è? Domanda in alto. Lambda risulta essere y meno y0 fratto x, y meno x con 0 fratto x meno x con 0. Sostituiamo e troviamo f di y meno f di x con 0 minore o uguale di y meno x con 0 fratto per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Allora, vedete che adesso assomiglia molto alla disuguaglianza che voglio io. Semplicemente devo dividere per y meno x con 0.
Ma quando vado a dividere per y meno x con 0, uno dice, vabbè, ma tu c'hai la disuguaglianza opposta. No, no, c'ho quella giusta, perché? Quando divido per y meno x con 0, y meno x con 0 com'è? Dove stava y rispetto a x con 0? A sinistra. Quindi y meno x con 0 era negativo. Allora, quando divido per un numero negativo, la disuguaglianza cambia questo. Quindi, cosa ho detto? Ho detto, prendo una terna fatta in questo modo, x, y, x con 0. Impongo la convessità della funzione e vado a calcolare i rapporti incrementali che mi interessano alla sinistra di x con 0. Lo faccio e vedo che i rapporti incrementali sono crescenti. In realtà quello che avevo dimostrato è che la convessità equivale a questa cosa, perché tutti questi passaggi che ho fatto sono tutti se e solo se. Mi spiego. Supponiamo che io voglia dimostrare, io so la 1, so questa, e voglio dimostrare che f è commessa. Per dimostrare che f è commessa devo prendere tre punti e devo dimostrare che la f nel punto intermedio sta al di sotto della combinazione commessa della f negli estremi. Allora, i tre punti, invece di chiamarli come prima, li chiamo x, y e x con 0. Allora, so che vale questa disuguaglianza, ma se vale questa disuguaglianza torno indietro, moltiplico per y meno x con 0 e ottengo la disuguaglianza opposta a quella che stava scritta prima qua. Ma poi, se mi ricordo chi è lambda, ottengo questa qua. Ma se tengo questa qua, ci riaggiungo f di x con 0, ottengo questa qua e alla fine ho ottenuto la disuguaglianza di commessità. Quindi in realtà quella che era un'implicazione è una perfetta equivalenza, perché ogni volta, per dimostrare la commessità, io devo dimostrare che la funzione su ogni terna di punti non coincidenti, sono tutti e tre distinti, perché se due sono coincidenti la disuguaglianza di commessità è banale. Ogni volta che ho tre punti, la funzione in quello di mezzo è meno uguale alla combinazione commessa della funzione di estremo. Ma se scrivo il fatto che il rapporto incrementale fatto in x rispetto a x con 0 è più piccolo del rapporto incrementale minore uguale al rapporto incrementale fatto in y rispetto a x con 0 e vado in x, trovo esattamente la disuguaglianza. Quindi la commessità equivale a questa condizione. Andiamo a vedere che la f equivale alla 2. È commessa se e solo se vale la condizione 2. Stavolta la situazione qual è? Stavolta i rapporti incrementali devo fare a destra, cioè ho x con 0 qui, x qua e y. Quindi stavolta chi è? Chi è x che è uguale a lambda x con 0 più 1 meno lambda. Quindi f è commessa se e solo se f di x è minore o uguale di lambda f di x con 0 più 1 meno lambda f di y. Anche qui devo fare i rapporti incrementali. Allora cosa faccio? Tolgo f di x con 0 da tutte le parti. Quindi se e solo se f di x meno f di x con 0 è minore o uguale di 1 meno lambda per f di y meno f di x con 0.
che quando solvo f di x con 0, qui viene f di x meno f di x con 0, qua c'è 1 meno lambda f di y, e qua quando tolgo 1 viene lambda meno 1 per f di x con 0, quindi la tendenza di 1 meno lambda viene meno 1. Adesso mi devo ricordare chi è lambda o chi è 1 meno lambda. Qui provo a togliere x con 0 da tutte e due le parti, allora qua cosa mi viene? X meno x con 0 uguale a 1 meno lambda y meno x con 0, anche qui. Quindi 1 meno lambda, chi è stavolta? 1 meno lambda è uguale a x meno x con 0 fratto y meno y. Quindi questa vale se e solo se f di x meno f di x con 0 è minore o uguale di x meno x con 0 fratto y meno y con 0 per f di x meno f. Adesso questo, vedete, assomiglia di nuovo ai rapporti incrementali. Divido per x meno x con 0 e qua mi viene f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 minore o uguale di f di y meno f di y con 0 fratto y meno f di x con 0 fratto y meno x. Uno dice, no, no, ma attenzione, l'altra volta si era girata la disuguaglianza, stavolta non gira, perché? Perché stavolta siamo a destra di x con 0, quindi x meno x con 0 è positivo. Ottenuto questa disuguaglianza. E quindi la F, la convessità della F equivale alla prima condizione, equivale alla seconda condizione. Equivarrà pure alla terza condizione? È certo. Andiamola a rivedere qua. F è commessa se e solo se vale la 3. Allora, stavolta vediamo di farlo entrare dentro qua. Stavolta abbiamo quasi finito, poi facciamo qua. Stavolta cosa devo dimostrare? Che tutti i rapporti incrementali fatti a destra sono più grandi di tutti i rapporti incrementali fatti a sinistra. Quindi la situazione stavolta è, la situazione è, x con 0 sta in mezzo, x sta a sinistra e y sta a destra. Allora io cosa devo fare? Devo fare il rapporto incrementale fatto a sinistra e devo far vedere che è più piccolo del rapporto incrementale, minore o uguale del rapporto incrementale. Adesso ricordiamoci che x con 0 a essere uguale a lambda x più 1 meno lambda x, perché è x con 0 quello che sta in mezzo. E io che cosa so? So che f di x con 0 è minore o uguale di lambda f di x più 1 meno lambda f di y. Stavolta è leggermente diverso, ma quasi la stessa cosa. Cosa faccio? Tolgo f di x con 0 da tutte e due le parti, come al solito. Quindi qua mi viene 0 minore o uguale di lambda f di x meno f di x con 0 più 1 meno lambda f di y meno f di x. Per quale motivo? Allora, vedete, lambda f di x meno lambda f di y ci stava già da prima. Cosa ho tolto? Qua ho tolto f di x con 0 e qua pure, perché qua c'è lambda f di x con 0 più 1 meno lambda f di x con 0 che fa f di x con 0, c'è il meno davanti, e quindi è come togliere f di x con 0. Una volta che sono arrivato qua, una volta che sono arrivato qua, serve un'altra riga, cosa scopro? Scopro che lambda f di x meno f di x con 0
è più grande di lambda meno 1 per f di y meno f di x con 0. Ma chi sono lambda e 1 meno lambda? Allora, andiamoci a ricavare lambda. Togliamo x con 0 da tutte e due le parti, otteniamo 0 uguale a lambda x meno x con 0 più 1 meno lambda y meno x con 0. Quindi, se preferite, lambda fratto 1 meno lambda è uguale a meno allora, devo portare questo da questa parte, sì, è uguale a meno y meno x con 0 fratto x. Ok? 1 meno lambda, detto bene. Portate da questa parte, viene meno lambda uguale a questo. Adesso dividete per 1 meno lambda, dividete per x meno x con 0 e ottenete questo quadrato. Adesso, chi è qua? Adesso se qua divido per lambda, questo è meno il reciproco di questo, quindi ottenete f di x meno f di x con 0 maggiore o uguale di x meno x con 0 fratto y meno y0 per f di x meno f di x. Questo è il reciproco di questo, cambiate su. Adesso, come vedete, come al solito, qua c'ho, qua è x con 0. Qui ho il rapporto incrementale della y, devo dividere per questo, ma quando vado a dividere per questo mi devo ricordare della situazione. La situazione è che x è più piccolo di x con 0, quindi x meno x con 0 è negativo, quindi quando vado a dividere per x meno x con 0 la disuguaglianza, quindi come vedete siamo arrivati alla fine ottenendo che il rapporto incrementale fatto a sinistra è minore del uguale del rapporto incrementale. Ok.